Una breve introduzione per presentare AIFE e cosa sta facendo, quindi l'Associazione dei Foraggi. È un'associazione che rappresenta una trentina di aziende su un territorio che va dall'Italia centrale a tutta una buona parte del nord Italia. Qui siamo nel cuore, l'Emilia Romagna rappresenta un buon 50% di questa. Quindi una filiera pienamente integrata. Dalla gestione in campo alla trasformazione, poi al rapporto con i mercati. Cosa significa foraggi essiccati, disidratati? Significa una filiera, penso, unica al mondo in questo, basata su una produzione che non è OGM. I nostri grandi competitor americani nel mondo hanno tutta produzione OGM, quindi sicurezza alimentare, qualità del terreno. È una produzione che caratterizza la qualità del terreno perché per la biodiversità e gli aspetti della cattura del carbonio nel suolo. Tutta la filiera, come dicevo, è integrata ma controllata dalla geolocalizzazione, tecnologie che le vediamo qui fuori che permettono il controllo a geolocalizzazione di tutti i terreni. Il trattamento termico che viene fatto permette di purificare da impurità, quindi corpi fisici estranei, ma soprattutto anche una sanificazione termica che toglie le muffe e eventuali impurità biologiche che sono presenti. Quindi è una garanzia completa e quando si esporta c'è un controllo poi delle autorità sanitarie dal campo fino allo stabilimento. L'altro quindi è un prodotto che, come abbiamo sentito nell'intervista, combina la componente proteica con la componente della fibra, quindi un alimento completo che arriva alla bocca dell'animale. Quindi queste sono alcune delle caratteristiche che noi stiamo cercando di caratterizzare per rapportarci con i mercati e portare poi ai sistemi di certificazione. L'ultimo quindi anche un confezionamento, un packaging che permette di ridurre poi gli aspetti di emissioni e qualità, quindi controllo dei costi. Questa è una foto che in genere presento quando mi trovo in vari convegni, ma penso che qui sia superfluo perché parlare di tecnologie in questa filiera basta guardarsi attorno. E quindi ci rendiamo conto di cosa significa gestione, professionalità degli imprenditori e poi investimenti in tecnologia per garantire la qualità finale. Prospettive di mercato, penso sia questi i temi su cui dobbiamo poi dibattere tutti assieme. La FAO recentemente, anche nell'ultimo Outlook, ha dato come prospettiva un aumento continuo, anche nei prossimi 10 anni, della domanda di prodotti per alimentazione animale, soprattutto prodotti che combinano proteine e componente fibrosa. Sono in crescita le domande, è in crescita la demografia in grandi parti del mondo, il mondo asiatico, il mondo arabo, quindi popolazione giovane umana che consuma più proteine, consuma più latte e derivati e di conseguenza ha bisogno di una filiera di approvvigionamento che garantisca tutta questa sicurezza alimentare. Quindi questa è una delle prospettive su questo mercato. Come ci muoviamo come associazione? Come dicevo prima, dobbiamo raccogliere le esigenze delle imprese e costruire quelle opportunità che diventano il percorso dove le aziende possono correre. Questo lo dobbiamo fare e lo stiamo facendo in stretta collaborazione con le istituzioni italiane e poi dopo vedrete, abbiamo anche il presidente della sezione Coppa Cogeca con noi, con le istituzioni anche europee. È la prima filiera agricola che si è dotata di uno standard di qualità riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, oltre all'HACCP riconosciuto dalla Sanità. Da quest'anno abbiamo anche il Made Green in Italy, che è il protocollo per gli standard ambientali di questa filiera, e in questo momento siamo in fase di certificazione per poter poi dare un passaporto ambientale alle singole aziende che vanno sui mercati. Le altre strategie sono quelle di filiera, come dicevo prima, quindi significa programmazione, accordi quadro, significa caratterizzare la qualità del prodotto e poi naturalmente investimenti in tecnologia lungo tutta la filiera. Questo siamo in graduatoria appunto con i contratti di filiera nazionale con il Ministero ed è una delle tante filiere che si stanno organizzando in questo settore qua. Quindi la visione è quella di essere un anello di congiunzione fra l'agricoltura e la zootecnia.
purtroppo settori che si sono separati negli anni, sia anche a seguito di politiche non sempre appropriate, ma soprattutto con la rincorsa dell'ultra specializzazione. Ricollegare zootecnia e agricoltura significa ricollegare l'ambiente, la qualità, ma soprattutto portare quelle qualità dell'ambiente fino alla tavola del consumatore. Questo penso sia la visione, e dobbiamo dire anche un grazie alle istituzioni europee. Proprio oggi, più tardi, avremo anche un collegamento con il Parlamento europeo, dove a mezzogiorno inizierà un seminario dentro il Parlamento europeo esattamente su questo stesso tema che noi proponiamo da alcuni anni a livello istituzionale ed è stato raccolto, e quindi sta diventando un dibattito anche comunitario della Commissione europea per costruire nuove politiche europee. Quindi in questo ci stiamo identificando, e poi vedremo anche come il Parlamento europeo darà questi indirizzi più generali. Quindi un grazie a tutti quanti e un buon proseguimento. Grazie.